Eccomi qua con un'altra parte inerente alle peggiori coppie secondo me. Volevo ricollegarmi all'ultima coppia di cui parlavo nella parte precedente, che è la coppia Inuyasha Kagome, la coppia canon dell'anime Inuyasha. Ho pensato che non c'era modo migliore di iniziare mostrando questo video. Pienses ahora, Kikyo. No permitiré que Naraku se quede contigo, ¿me oye? Yo soy el único que puede protegerte de ese monstruo. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loco? Ho trovato questo video che sembrerebbe dimostrare appunto la preferenza di Inuyasha per Kikyo. Che insomma era già palese anche senza quella parte, però quella scena nel video che ho trovato sembra essere molto interessante. Per dovere di cronaca, parlerò più o meno a grandi linee di come è morta Kikyo. Kikyo era stata ammazzata dall'antagonista principale dell'opera, Naraku, che è un mezzo demone ragno. Poi viene resuscitata con riti satanici da una strega. E proprio per colpa di questi riti, quando risorge, non si comporta in modo molto. Cioè, fa tante cose che non fa cose belle, insomma. Da quanto ho letto. E poi, sempre da quanto ho letto, ritorna a essere la brava ragazza che era. Però sarà senz'altro così, perché appunto lei poi si sacrifica ancora una volta per proteggere gli altri. E viene ferita mortalmente ancora una volta in uno scontro con Naraku. E muore fra le braccia di Inuyasha con un ultimo bacio. Sotto gli occhi di Kagome. Tutto questo per dire anche. Per dire anche che la coppia canon non è una vera coppia. Può essere shippata quanto si vuole, l'impazzata, tutto quello che si vuole, però non è una vera coppia. E non è un vero amore, perché è palese che lui preferiva Kikyo. E poi si è messo con Kagome solo perché Kikyo non c'era più. Ma questa cosa è una cosa molto tristissima e bruttissima. Il fatto che Inuyasha abbia soppiantato la povera Kikyo. A me
mi dispiace molto che... Quanto ci vuole a caricarsi? Perché non si sta caricando questa volta? Io non lo capisco, sto computer. Vediamo se si carica. Non so perché la foto non si sta caricando bene. Esce sempre questo coso qua. Allora, come stavo dicendo, a me dispiace molto che la povera Kikyu sia stata soppiantata da Inuyasha con Kagome. Dispiace molto a me. Io quando vedo Inuyasha. Quando vedo le foto di Inuyasha con Kagome mi viene grande tristezza e grande rabbia. Cioè, trovo profondamente ingiusto come è andato a finire. Purtroppo l'amore è solo un ideale, poi molte volte, come accade quasi sempre anche nella vita reale, non ci si fa problemi a sostituire la persona che si dice di amare. Purtroppo questa è la triste realtà. Poi ci sono tradimenti, eccetera, vabbè, non divaghiamo. Poi c'è un'altra coppia che riesce nell'impresa di essere addirittura peggiore della coppia Kado, riesce a essere addirittura peggiore della coppia Kagome Nuyash. Ebbene, la coppia in cima al podio è Ataru e Lamù. Allora, a parte che Lamù si comporta in modo molto meschino. Attua condotte maligne. Attua condotte maligne, usa trucchi meschini. Tutto questo ne ho già parlato in un altro video. Poi c'è lui, Moroboshi, che oltre ad essere il solito donnaiolo infedele, ha sempre dimostrato una certa predilezione per Shinobu piuttosto che per Namu. Anche di questo ho parlato nell'altro video. Però c'è una scena particolare di cui vorrei parlare. C'è una scena che vorrei proprio mostrare. Torniamo qua. Eccolo. Questi sono i video delle scene di Ataru Shinobu.
questo punto io... Siete in imbarazzo, non posso gridarlo a tutti. È vero. Troppo preso dai libri. Ben detto. Oh. Mendo, sei una vera noia. Non ti vergogni, startene sdraiato in teglia. Non è colpa sua, sai che questa notte... No, non dirmi che questa notte eri con lui. E che cosa facevi questa notte tu con Otaru? Così mi mettete in imbarazzo, non posso... Così mi mettete in imbarazzo, non posso gridarlo... Otaru, In questa scena si vede anche una Shinobu gelosissima. Adoro Shinobu quando fa il geloso. Questa notte eri con lui. E che cosa facevi questa notte tu con Otaru? Guardate. Così mi mettete in imbarazzo, non posso gridare. Tante storie e poi... Hai ragione, dillo solo a me. Va bene, questo è quanto è accaduto a Hill. Oh, avete giocato a Mahjong? Esattamente, ho fatto il possibile per farlo smettere, ma non riuscivo a vincere una volta e così abbiamo continuato a giocare tutta la notte. Tu lo conosci abbastanza bene per sapere che non accetta di perdere. È fatto così, Otaru. Presto, presto. Devo sbrigarmi, non posso far tardi. Devo sbrigarmi. Con me a Mahjong? Cosa? Ti ho chiesto se sai giocare a Mahjong, rispondi. Sì, lo conosco. Oh, perfetto. I giocatori ci sono tutti. E vieni, che si comincia. Beh, veramente ora ho da fare, eh? Dove vorresti andare? Non è carino da parte tua rifiutare un invito a giocare a Mahjong. E devi rimanere almeno per un po', altrimenti potremmo prendercela male. Ma vi ho già detto che non posso, veramente. Ti do un consiglio, sarà molto meglio se accetti. Credo che ve ne pentirete. Shinobu. Shinobu. Come ti sei ridotto? Ma che cosa è successo? Purtroppo ho perso tutto quello che avevo al gioco. Mi spiace. Ti prego, perdonami. Non devi preoccuparti per questo, mio caro. E come faccio a non preoccuparmi? Sono pieno di debiti. Lascia stare. Non è poi così grave. Tieni. Adesso mangia qualcosa, vedrai che poi ti sentirai meglio. Avanti. Tu sei troppo buona con me. Provo molto piacere ogni volta che posso esserti di aiuto, tesoro mio. Shinobu. Sei pronto? Ma che succede? No, sono i miei creditori. Adesso stai esagerando. Aiutami, Shinobu! Non hai ancora i soldi? Bene, mi prendo tua moglie come avevamo stabilito. Non te lo permetterò! Aiutami! Otaru! Shinobu! Questo foto.
La scena del sogno dimostra una volta per tutte quanto Ataru Mishinobu e quanto ce l'abbia nel profondo, Shinobu. Che se ne dica, il sogno parla chiaro, basta. Chiaramente ci sono anche altre scene. Che però, diciamo, magari sì, dimostrano chiaramente Ataru Mashinobu, però magari possono essere mistificate. Invece questo sogno, secondo me, non si può mistificare. La scena del sogno che ho mostrato, secondo me, non si può mistificare. È appunto un'ulteriore conferma che Ataru voleva Shinobu. E che se nel futuro avrebbe visto che sua moglie era Shinobu sarebbe stato felice, questo è certo. Non che, come dice qualcuno, che è una mia teoria, no. Per logica, Ataru sarebbe stato sicuramente felice di vedere che la sua futura moglie è Shinobu. E poi vabbè, il futuro sembra cambiare, poi. Vabbè, un casino, ma lasciamo perdere questo. Che addirittura si attacca al fatto che se n'era andato insoddisfatto. Ma è normale che Ataru se n'era andato via dal futuro insoddisfatto. Perché credeva che la sua futura moglie era una bruttona. Non era per l'harem come. Non era perché aveva visto che non poteva ottenere l'harem. Come qualcuno ingiustamente e erroneamente dice. Cioè, che. E purtroppo per loro. Purtroppo per loro. Basta vedere alcune scene, tipo appunto la scena del capitolo del futuro in cui Ataru, al di là di quello che si dice, piaccia o non piaccia, era interessato solamente a conoscere sua moglie, era smanioso proprio. Era estremamente desideroso di conoscere la sua futura moglie. Era eccitato all'idea. Quindi dire il contrario è mistificare completamente la realtà. Ecco, questa è una delle scene, perché ce ne sono altre, anche altre. Quella scena di cui ho parlato del futuro e altre scene dimostrano che nella fase iniziale Ataru non era ossessionato dagli harem. Quello lo sarà dopo, anche se ad alcuni conviene dire il contrario, che poi certi casi umani, quasi, siccome non mi piego ai loro pseudo ideali, alle loro pseudo idee, siccome non mi metto prona e non rispondo come vogliono loro, si mettono anche a insultare, ad accusarmi di mancanza di rispetto, a dirmi che sono maleducata, che sono cattiva e che più ne ha più ne metta. Ma vabbè, la gente è fatta così, è inutile divagare. Si viene anche a dire che anche
non ho citato l'anime. Comunque, per chi non lo conoscesse, anche se non dovrei pubblicizzarlo, ma lo dico per dovere di cronaca. L'anime si chiama Urusei Yatsura, che in realtà prende anche il nome della protagonista, quella strega di Lamù. Insomma, l'anime prende il suo nome. Questi fan della coppia Canon si attaccano a tutto, per dire, no? Dicono che la scena in cui Adaro e Lamù credevano entrambi che lei Lamù sarebbe diventata una mucca. Dimostrerebbe che, dicono che quell'episodio là dimostra che Adaro amava Lamù, ma dove? Solo perché Adaro non si comporta in maniera fedele, che sto dicendo? Cioè, dove si... In quell'episodio dove si dimostrerebbe che Adaro ama Lamù? Solo perché non si comporta in maniera crudele e non la caccia via? Lui, chiaramente, siccome si è affezionato a lei, si preoccupa per lei, che dice che andando via può fare una brutta fine, che può essere accalappiata dai macellai, da tutte quelle industrie, no? E quindi decide di tenerla con sé. Però non è che... Questo non vuol dire che la amo, che la vuole sposare. Infatti non gli dice che la vuole sposare. E verso la fine si vede che lui ricostruisce una stalla. Dove vedono la dimostrazione d'amore di lui in quell'episodio non lo so. Che poi non era manco vero che si stava trasformando in una mucca, era solo una paura di l'amore.